Nel tennis pensavamo davvero di averle viste tutte, campi da tennis aerei, campi da tennis realizzati in campi di pannocchie, campi da tennis belli, campi da tennis brutti, di ogni superficie, di ogni colore, ma qui all'Isola d'Elba c'è l'unico campo da tennis al mondo ricavato su una cantina vinicola. Al piano di sopra si gioca a tennis singolo e doppio, poi dopo la doccia si va al piano di sotto e si degusta l'aleatico dell'Elba. È una cosa che si fa soltanto qui. Vivamente consigliato non invertire l'ordine delle due cose, questo è chiaro. Il tutto accade sulla costa sud dell'isola, 450 ettari di macchia mediterranea, residenza ottocentesca arroccata su una collina a picco sul mare. Atmosfera perfetta per rilassarsi e dedicarsi alle cose belle della vita, non è un caso che il miglior coach italiano, Riccardo Piatti, ha fatto di questo luogo la sede della sua accademia estiva, non è un caso che un giovanotto di belle speranze come Simone Bolelli sia venuto qui a rigenerarsi in luglio prima di affrontare con buoni risultati i tornei di Amburgo e Umago. Qua adesso mi sto allenando, mi sto anche svagando comunque con un po' di amici, tempo libero, un po' di spiaggia così che non fa mai male, e poi ero molto curioso di venire qua perché non c'ero mai stato. Abbiamo il problema dei campi da tennis trovandoci all'interno di un parco naturale che è questo qui dell'arcipelago toscano, e quindi abbiamo dovuto fare necessità virtù ritrovandoci un campo in più grazie alla realizzazione di questa cantina sulla quale vedete che stanno giocando tennis. Stiamo pensando di portare il prossimo anno qua con noi Amélie Mauresmo, perché è, oltre ad essere una famosa giocatrice, è anche una appassionata di vini, e quindi chissà che possiamo unire queste due passioni. Senza dimenticare che anche la Schiavone è amante del genere, dunque papabile ospite, la considerazione conclusiva. Sappiamo che Nadal è imbattibile sul rosso? Ebbene, da oggi Federer e compagnia hanno una chance in più. Provare a sfidarlo sul Vermentino o sull'Aleatico. Forse il risultato non cambierà, ma alla fine ci si consola alla grande.